Ciao amiche e amici dalla vostra gatta Luna. Prima di tutto il mio rossetto che ho su è quel nude meraviglioso di Cereus creato da Giulia Cova per Peterac. Adesso non ce l'ho qui materialmente, comunque è questo nude abbastanza intenso. Semi matte, durano. Per essere dei rossetti in bullet, durano. Oggi il tema è un libro che ho appena finito di leggere. Non vedevo l'ora, sinceramente, di fare questo video. So che i video di letture c'è chi li skippa completamente, non li guarda, ma è del tutto legittimo. Magari skippano quelli di make-up. Non so. Comunque sia, di Murakami Haruki, La fine del mondo e il paese delle meraviglie. Io ho questa edizione degli Einaudi Super T, flessibile, scritto neanche tanto piccolo, e sono 500 pagine, poco più. Che dire? Bellissimo, ve l'aspettavate? Oltretutto sono contenta di aver creato una specie di sinergia col segnalibro, che è Tokidoki, di ispirazione giapponese, anche se in realtà credo che il creatore della linea Tokidoki sia un italiano. E diciamo c'è stato un periodo della mia vita dove mi era venuto il trip di Tokidoki, però sono tutti articoli molto cari e alla fine, centellinando, mi ero comprata prima una t-shirt, poi un'altra t-shirt. Sono deliziose con questi disegni in stile giappo. Veramente ha reinterpretato quello stile un po' kawaii, non so come si pronunci. Comunque deliziosamente giapponese. Le magliette sono care, io le andavo a prendere, ne ho prese due in due diversi periodi. In un negozietto a Brera, sì, a Brera, sulla stessa strada dove adesso c'è lì a Porta Ticinese, dove a volte aprono il Clio Pop-Up di Milano. Vabbè, così per la cronaca. Comunque, non so se esiste più, mi sembra recentemente di essere passata. Io non l'ho visto recentemente, sono un po' di mesi fa. Però non ricordo di averlo più visto, sto negozietto Tokidoki. Comunque, magari si trova anche da altre parti, online, non so, non mi sono più interessata perché, tra l'altro, le magliette le ho date alla figlia perché un modello è un po' striminzito, insomma, io non le porto più così, porto tutto morbido. Benissimo, questo è, anche se sono dimagrita, non è una questione di ciccia, è proprio che mi piacciono le cose morbide, mi sono sempre piaciute. A parte quando ero più giovane, la moda. Vabbè, ma non è questo il tema, Paola, vieni al tema. Murakami, già sapete, non è un mistero per nessuno che adoro questo autore. Mi aiuto in questo commento, che ovviamente non è una recensione perché non ne ho competenza, con alcune recensioni online che ho letto. In particolare c'è Wikipedia che fa un bellissimo lavoro, secondo me, sui libri perché vi dà una sintesi, prende da varie recensioni, cita sempre le fonti, ovviamente, eccetera, eccetera. Ma di che si tratta? Vi risparmio il titolo originale perché non lo so pronunciare. È un romanzo del 1985 e ci sono infatti dei riferimenti soprattutto musicali alla musica di quegli anni. Che bella anche adesso. Il libro vinse all'epoca il premio Tanizaki, che presumo sia un premio giapponese. Di che si parla? Allora, sono due storie che scorrono parallelamente senza incontrarsi all'inizio, ma da un certo punto in poi, come anche in altri libri di questo autore, di Murakami, si trovano delle straordinarie connessioni. Inutile dirvi che si crea in questo libro
il consueto meraviglioso clima magico, anche un po' angosciante, ma secondo me con una sua serenità di fondo, con una sua pacificazione interiore che veramente è meravigliosa. L'autore del 49 è nato a Kyoto, è cresciuto nella città di Kobe e ha vinto un sacco di premi. Il prossimo che leggerò ce l'ho, è Dance, 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 ma tanto sono tutti belli. Mi hanno straconsigliato anche, ce la posso fare, La ragazza dello Sputnik, sì, me l'hanno super consigliato. Io, come sapete, perché ho fatto un altro video su Murakami, ho già letto di quest'autore, ce la posso fare. Ce la posso fare. Norwegian Wood, Tokyo Blues, sottotitolo, che vabbè, leggetelo perché vi innamorate. Poi Kafka sulla spiaggia, che ve lo dica fa. Ce la posso fare. Poi IQ84. Libro 1 e 2, sono 3 volumi, mi pare. 4. Vabbè, comunque sono eccetera eccetera, BBB, Uomini senza donne, Gli assalti alle panetterie, Il mistero dello scrittore, anche L'assassino del commendatore me l'hanno consigliato. Comunque, quindi di che si tratta qui? Sono due, dicevo, due racconti apparentemente se uno non c'entra con l'altro, ma mano a mano, da alcuni riferimenti, anche da alcuni personaggi, vi accorgete che e quasi quasi dite: no, ma questo personaggio, vabbè, vi spiazza a volte, no? E poi, insomma, però dovete stare al gioco, almeno questo è il mio consiglio, perché vale veramente la pena. La cosa interessante, è che lo so che lo fanno anche altri autori, però bisogna anche saperlo fare. Sostanzialmente, di tutti i personaggi non ci dirà mai il nome, ma vengono indicati con la loro funzione. Nelle due storie, praticamente, nella fine del mondo c'è una città spettrale circondata da un altissimo e invalicabile muro, una città che con delle case dove ci sono degli abitanti, ma in realtà noi conosceremo solo alcuni abitanti. Non vi dico, io non voglio fare assolutamente spoiler perché è bello proprio scoprire a poco, è abitata anche da misteriose bestie, tipo unicorni, ma poi lui lo so che in alcune copertine, ho letto da qualche parte, viene messa sulla copertina un unicorno, così come noi lì un cavallo sostanzialmente, no? Bianco, argenteo, eccetera, eccetera. In realtà vengono ben descritte queste bestie, che vengono chiamate le bestie, e non sono assolutamente con una forma, diciamo, cavallina. Bestie che hanno una misteriosa funzione che ci verrà poi rivelata poco a poco, che ha molto a che fare con lo stato psichico degli abitanti. Questo uomo, appena arrivato in questa città misteriosa, non ricorda assolutamente nulla della sua vita passata e del perché si trova lì. Lui verrà poi definito il lettore di sogni, e perché questo lettore di sogni dovrà fare questo, e lo farà attraverso degli straordinari teschi. Che hanno una grossa, diciamo, importante funzione in entrambe le storie. E a poco questo uomo si abitua alla sua esistenza, incredibilmente quasi la apprezza, insomma, è molto percorso, diciamo, da una sottile inquietudine, questa realtà con questa natura silente, queste nevicate immense, questo sole implacabile a seconda delle stagioni. Un misterioso bosco, questi misteriosi boschi che non possono essere percorsi se non da alcuni degli abitanti, insomma, bello. E
L'uomo capirà alla fine la natura della città ed è sorprendente. E questa è la fine del mondo. Nel Paese delle Meraviglie, invece, in una specie di Tokyo, come posso dirvi, congestionata dal traffico, dalle vite delle persone che corrono sempre da qualche parte, un po' il nostro mondo, diciamo così, vive un cibermatico, cybermatico. Un uomo che è capace di svolgere delle funzioni di criptare delle informazioni nel proprio cervello. Quest'uomo è alle prese con un enorme complotto che incredibilmente lo coinvolgerà con un ruolo molto centrale tra forze di potere opposte e che si, come posso dire, che hanno creato una vita sotterranea nella città e piena di creature, diciamo che non ci vengono descritte, ma da alcune suggestioni sono spaventose. E l'uomo sostanzialmente, anche lui a poco capirà la sua funzione insieme a noi. I personaggi appunto non hanno un nome, ognuno viene identificato dal protagonista in base al suo lavoro e alla sua mansione. Nel Paese delle Meraviglie ci viene detta però, mi sembra, l'età del protagonista, è un 35enne che fu sposato, ma insomma non voglio anticiparvi troppo. Gli altri personaggi sono il vecchio scienziato, la nipote dello scienziato, la ragazza grassa, così definita. E invece nella fine del mondo, mi sembra che non viene detta l'età, però insomma l'età però ci fanno intuire che è un uomo giovane, ancora insomma vigoroso. E l'ombra del protagonista, che è un personaggio tutto tondo, veramente straordinario e struggente. Il guardiano, che è l'unico che sembra sapere a che serve sta città, che funzione svolge. Lui lo sa, però esegue. Lui è un esecutore di un potere pazzesco. La bibliotecaria è un altro personaggio, è una giovane, il colonnello, piccoli personaggi che compaiono magari in un capitolo come l'uomo della centrale elettrica, che è un giovane, poi gli uomini in fondo al bosco, anche lì avvolti dal mistero che piano piano ci verrà spiegato. E la città che è Tokyo perché viene nominata, ma rappresenta anche lei, se volete, un personaggio. E in tutto questo, diciamo, questa scrittura meravigliosa, bravissima ovviamente anche la traduttrice che è Antonietta Pastore, perché insomma, nella traduzione di un libro, non tanto perché è giapponese, vabbè, se uno lo conosce il giapponese, però appunto è tradotto magnificamente, nel senso che se si legge in un italiano meraviglioso, qui diventa un po' difficile leggere un'edizione in lingua originale, però devo dire, è ben scritto, scorrevole, appassionante. Io lo definirei quasi, se c'è qualche appassionato tra voi, un libro di fantascienza, perché il cibermatico, le strane creature, una realtà alternativa, due realtà che corrono parallele ma che poi straordinariamente si vanno, direi, ad abbracciare. E io ve lo straconsiglio. Sì, sono 500 pagine, ma a mio modesto parere, tenete conto che io leggo prevalentemente alla sera. E qualche volta leggo al pomeriggio, molto difficile che io legga di mattina, magari ci sono delle altre cose. Scusate, mi stavo a cadere il tablet. Panico. Che volevo dirvi? È stato edito in Italia nel 2008, se non sbaglio, da Giulio Einaudi, ma esiste anche una edizione del 2002, sempre della stessa traduttrice, mi sembra, sì, che è della Baldini e Castoldi. È
sono un po' meno pagine, sono 440. No, ve lo dico perché, vuol dire che è scritto più piccolo, io vi avviso. Io ho questo qui invece, non mi è stato regalato, me lo sono comprato, costa 15 euro, perché guardate che i libri poi li trovate su vari siti sempre con sconti o anche nelle librerie. Soprattutto ecco adesso, al avvicinarsi dell'estate ci sono delle belle offerte, la solita offerta di Feltrinelli, 9,90, due libri mi sembra, con delle edizioni tascabili, insomma, bellissimo. Mi piace leggervi. Poi vi leggo anche l'incipit, ovviamente. La retro della copertina, perché è molto bello, secondo me. Riporta una frase del libro, ma ce ne sono a migliaia di frasi così belle in sto libro. E fu così che sprecai insensatamente su una squallida sedia d'alluminio di una lavanderia a gettoni parte delle ultime preziose ore che mi restavano da vivere. Il mio orologio segnava le 12:17. Anche questo è molto bello di Murakami, e perché praticamente questa è la parte di Tokyo, se non mi sconfondo, e quindi una situazione apparentemente banale assume una dimensione veramente di grande mistero e inquietudine. E qui si dice poi, queste invece sono le parole dell'editore, in una piccola e spettrale città che mura insormontabili separano dal resto del mondo, gli abitanti, privi di ombra e di sentimenti, vivono al riparo da qualunque emozione. Un nuovo arrivato ha il compito di leggere i vecchi sogni nel teschio degli unicorni, i soli animali del luogo, cogliendo frammenti di memorie e di un'altra vita o dimensione. Unicorni perché sono dotati di un corno, attenzione, ma non hanno l'aspetto degli unicorni come li immaginiamo di solito noi. Parallelamente, in una Tokyo futuribile e disumana, un uomo viene coinvolto da uno scienziato geniale ma sconsiderato in un esperimento a rischio della vita che lo porterà a calarsi nei sottosuoli della città in lugubri voragini animate da creature mostruose e maligne, metafore delle paure che agitano le nostre coscienze. Proprio nel buio più fitto della mente si troverà la soluzione che lega i personaggi dei due mondi. Che potrebbero essere uno riflesso dell'altro. Sarà possibile uno scambio tra queste due dimensioni, o il viaggio sarà un viaggio senza ritorno. A saperlo. Niente, leggetelo e lo scoprirete. Vi leggo l'incipit. Questo è l'incipit del Paese delle Meraviglie, e poi vi leggo l'incipit dell'altra storia, se siete d'accordo. Si alternano. Il Paese delle Meraviglie, un ascensore, silenzio, donne grasse. L'ascensore saliva con estrema lentezza, presumo che salisse, cioè, ma non ne sono affatto sicuro. Era tanto lento da farmi perdere il senso della sua direzione. Chissà, forse scendeva o non si muoveva neanche. Nelle circostanze in cui mi trovavo era logico immaginare che stesse salendo, era solo una supposizione però, del tutto priva di fondamento. Magari ero salito di 13 piani e poi sceso di 3, o avevo fatto il giro del mondo ed ero tornato al punto di partenza. Ma chi poteva dirlo? Quell'ascensore non aveva nulla in comune con il rudimentale arnese installato nel mio condominio, una semplice variante di un secchio da pozzo. I due congegni erano talmente diversi che mi era difficile pensare che fossero stati concepiti per lo stesso fine e che avessero la stessa funzione e venissero chiamati con lo stesso nome. Nella loro categoria erano praticamente agli antipodi. E questo è il paese delle meraviglie, quella del cybermatico. La fine del mondo. Bestie color oro. Con l'arrivo dell'autunno le bestie si coprirono di un lungo mantello color oro, oro nel puro senso della parola, senza la minima traccia di altre tinte o sfumature, venuto al mondo in quanto tale esistente, oro purissimo di cui, nell'intervallo tra cielo e terra, le bestie si erano ammantate. Quando ero arrivato nella città in primavera, il loro pelo era corto e di tanti colori: nero, marrone, bianco, bruno rossastro. A volte potevano esserci chiazze variopinte. Rivestite di quei mantelli tutti diversi l'uno dall'altro, le bestie vagavano quietamente, come spinte dal vento, sulla terra dove era cresciuta l'erba nuova. Erano animali tranquilli. Si potrebbe quasi dire meditabondi,
Perfino il loro fiato era lieve come nebbia mattutina. Mangiavano in silenzio l'erba dei prati, poi, una volta sazi, piegavano le reni, si sdraiavano a terra e facevano un breve sonno. E questa è la magia di Murakami. Come diceva quella lì, accattatevillo, leggetevillo, anche con ebook, come preferite. Super, super consigliato. Viva la lettura, viva la vita e ciao. Allora, amiche e amici, fate quello che vi fa stare bene. Per esempio, a me la lettura mi fa bene. Che tante altre cose, intendiamoci, fate quello che vi fa stare bene. Dicevo, io vi saluto, buona domenica, oggi è domenica, non so se ve l'ho già detto, e alla prossima, amiche e amici, dalla vostra Gattaluna, alla prossima.